AscoTrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Buonasera da Focus. Come avete visto, la nostra copertina è dedicata ai risultati del referendum che si è tenuto in Scozia. Ne abbiamo parlato anche ieri. Alla fine ha vinto il partito del no all'indipendenza. La Scozia rimane dentro il Regno Unito. Era questa una vicenda alla quale si guardava con molto interesse anche nel nostro paese e soprattutto anche in Veneto, dove almeno per una parte dei veneti il tema dell'indipendenza è cruciale. Come vedete abbiamo intitolato Tra casta e indipendenza. C'è chi pensa che in effetti per liberarsi da una certa mala politica l'unica soluzione sia l'indipendenza. Vedremo quali sono state le reazioni anche da noi ai risultati che arrivano dalla Scozia. Poi parleremo anche naturalmente di altri argomenti vari che sono avvenuti in regione quest'oggi e anche le polemiche che infuriano a livello nazionale sull'articolo 18. Come sapete c'è uno scontro molto forte tra il Presidente del Consiglio Renzi e il Segretario Generale della CGIL sull'articolo 18, e l'articolo 18 è cruciale per far ripartire la nostra economia. Lo chiederemo anche ai nostri ospiti, che vado immediatamente a presentarvi, a partire da Silvia Conte, sindaca di Quarto d'Altino del Partito Democratico. Buonasera sindaca. Buonasera e benvenuta. A tutti. Sandro Venzo, presidente di Confartigianato Bassano. Buonasera Venzo. Buonasera a voi. Marco Stradiotto, segretario provinciale del Partito Democratico per Venezia. Buonasera, buonasera. Anche a lei. Mirko Lorenzon della Lega Nord di Treviso, buonasera. Buonasera. Leopoldo Bottero, dirigente industriale e impegnato da tanto tempo anche in politica. Buonasera a tutti. Alessio Savona, consigliere comunale di Forza Italia a Bassano del Grappa. Buonasera. Allora, io parto proprio da lei Lorenzon, perché la Lega ci contava parecchio sul risultato della Scozia. Cosa è successo? Beh, è andata come è andata, 45-55. Prendiamo atto, ne hanno preso atto anche giustamente i scozzesi, ma è stato un referendum che ha dimostrato la maturità sia della parte della Scozia e cosa che chiederemo anche noi come veneti. Cioè, il Veneto sarebbe giusto andare anche a noi al referendum, direi a Renzi di ritirare quei ricorsi ed è far sì che il Veneto vada al referendum. Poi il Veneto ne risente molto di più perché è attanagliato tra due regioni che hanno piena autonomia, il Friuli nella parte, poi due province autonome, Trento e Bolzano, e quindi vorrebbe più autonomia. Lasciamo i veneti che si esprimono, lasciamo i veneti che vadano al referendum, dopo succederà quello che succederà, ma chiudiamo la partita una volta per sempre. Ma è sufficiente un po' di un po' più di autonomia come succede per Trento e Bolzano, oppure ci vuole proprio l'indipendenza? Ma intanto partiamo con un'autonomia, noi soffriamo di questa autonomia. Se parliamo ad esempio con i bellunesi, con gli albergatori bellunesi che si rapportano poi con gli albergatori di Bolzano e Trento, cioè ci sono delle diversità immense. D'altronde Trento e Bolzano, che sono due province autonome, hanno delle risorse notevoli, hanno il grasso che cola, insomma, in un periodo di crisi. Allora possiamo dire, ha ancora senso oggi tenere in Italia le regioni autonome? Punto di domanda. E perché il Veneto no?
poi il Veneto è in mezzo proprio a queste due regioni. Oggi come oggi che c'è questa crisi, ci sono proprio delle regioni dove hanno diverse risorse, possono spendere, e il Veneto purtroppo è uno che paga molto, versa molto a Roma, però di ritorno ha ben poco rispetto a queste regioni. Io ricordo a voi che ci seguite da casa che come sempre potete partecipare al dibattito inviando un sms al numero che vedete in sovraimpressione. Passo al segretario provinciale di Venezia del Partito Democratico Stradiotto. Lei è d'accordo su questo fatto? Molti veneti oramai pensano che di fronte a certe inefficienze che arrivano dal governo centrale l'unica via sia quella appunto dell'indipendenza o di una forte autonomia. Lei è stato anche in Parlamento, per cui l'ha visto da vicino come funziona. Ma all'autonomia deve corrispondere responsabilità, solo autonomia produce poco. Non è detto che gli effetti li abbiamo visti anche in questo periodo, lo dice un federalista, un autonomista convinto, che l'autonomia sia il toccasana che risolve tutti i problemi, nel senso che molto dipende da come la si applica, da come la si attua. Esempio, una cosa che dobbiamo dirci, se la spesa pubblica fosse quella del Trentino Alto Adige e della Val d'Aosta, i famosi 800 miliardi di cui parliamo sempre di spesa pubblica di tutte le pubbliche amministrazioni diventerebbe di colpo di 960 miliardi di euro, cioè se ci fosse la stessa spesa pubblica. Il che vuol dire, la domanda che dobbiamo farci è, a una spesa pubblica di questo tipo risponderebbe un prodotto interno lordo che aumenta di 500 miliardi? Perché tutto è possibile, cioè se la cosa sta in equilibrio, cioè dovremmo produrre invece di 1600 miliardi di prodotto interno lordo, che è l'attuale prodotto interno lordo italiano, almeno 500 miliardi in più all'anno, il che vuol dire arrivare a 2100 miliardi. Ecco, se questo è la chiave funziona, se non è la chiave non funziona. Faccio un altro esempio. Se la spesa pubblica fosse del Veneto, tanto sì, per essere chiari, per capire, insomma, parliamo di numeri, sarebbe complessivamente di 740 miliardi di euro, cioè 60 miliardi in meno. Questo riverbera una depressione del PIL, quindi vuol dire che avremo lo stesso 1600 miliardi di PIL o ne avremo 1500 qualcosa. Se fosse quella della Sicilia, cosa sarebbe? Do dei numeri che servono per farci capire. Sarebbe di 860 miliardi di euro e non so se in quel caso riusciremo ad avere un prodotto interno lordo che aumenta di almeno 300 miliardi per poter compensare un prodotto, una spesa quindi pubblica dice, di questo tipo. Se posso semplificare, diamoci cavo. Nel senso che è facile ragionare, nel senso che sembra che siamo in una fase in cui siamo fuori dalla realtà. In realtà, cioè, scusate il gioco di parole, la situazione non è proprio così e non è proprio vero quello che ci raccontiamo, sia che la soluzione la facciamo o con l'indipendenza domani mattina o con l'autonomia. Serve sicuramente una regione diversa. Esempio, l'attuale regione, a me fa paura dare più autonomia a un sistema regionale come l'attuale, indipendentemente da chi lo sta guidando, dove sembra che il gioco sia quello di scaricare completamente le responsabilità e le responsabilità sono sempre degli altri. Questo è uno dei problemi che mi preoccupa, cioè autonomia significa responsabilità. È troppo semplice chiedere autonomia quando poi oggi le imposte le chiede il comune, che ormai è diventato di fatto l'esattore per, e lo Stato. L'ente intermedio, cioè la regione, non chiede tasse, perché di fatto se parliamo di IRAP, l'IRAP è considerata ormai una tassa nazionale. E in questo non c'è il pago vedo voto, cioè non è che tu voti questo o quel candidato al Presidente della Regione pensando alle tasse che ti metti, lo pensi magari pensando al tuo leader di riferimento a livello nazionale. Quindi questo io spero che ci sia la possibilità di completare il quadro del federalismo che dia veramente autonomia, ma questa è la chiave su cui io sfido la Lega, non inseguire referendum che non porteranno da nessuna parte e che fanno solo gioco di aizzare gli animi e strumentalizzare i problemi. Non abbiamo più tempo di strumentalizzare i problemi. Con la disoccupazione che c'è anche nel nostro Veneto, la famosa locomotiva d'Italia, che fa capire che chi ha governato il Veneto e ci diceva che andava tutto bene perché erano bravi a guidare la locomotiva, in realtà quella locomotiva andava avanti da sola, perché potevamo togliere quei politici, chiunque fossero, e va avanti da sola, in questo caso si sta fermando indipendentemente da chi la guida. Questo è il tema su cui dobbiamo ragionare. Però in realtà, scusa Stradiotto, in realtà il Veneto paga, tutti pagano, il Veneto produce il 10% del PIL a livello nazionale. La Lombardia paga di più e l'Emilia paga di però più. Vai a paragonare le altre, abbiamo tante altre regioni, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, che hanno fatto dei buchi immensi, insomma, e li paghiamo noi, paga il Veneto, paga la Lombardia, non è giusto. Allora
mettiamoci, cioè, mettiamo tutti quanti allo stesso livello. Ah, abbiamo, no, ma su questo siamo d'accordo, non stiamo dicendo cose diverse. Io ti sto dicendo sui numeri, mettiamo a posto i numeri, c'è qualcosa, mettiamo posto ma, i numeri, c'è qualcosa, ma non ribaltiamo il tavolo. Però c'è, qualcosa, serve, ecco, però c'è qualcosa che non va e lo vedono ma tutti. Sono d'accordo con te. Noi che c'è qualcosa le che non tasse va, ma... e torna indietro ben ma poco. Nel momento conti 300 miliardi, 200. Non voglio interromperti anche perché tu non mi hai interrotto, ma volevo solo chiudere e dopo chiudo. Ma no, ma sono io. Il tema è, sono d'accordo sui numeri, ma non ribaltiamo il tavolo invece di fare il braccio di ferro. Cioè quello che io registro è che il Veneto nei momenti cruciali, e questo è un problema di noi veneti, indipendentemente dal colore della bandiera, dalla maglietta che abbiamo, però... nei momenti cruciali invece di fare il braccio di ferro e di chiedere un confronto, ribaltiamo il tavolo. Quando tu ribalti il tavolo fai il gioco del nemico. Ma le due tagli ci sono, insomma, dal punto di vista economico. Ne dico in questo caso, sì, magari, che è quello dell'altra regione, che magari nei momenti cruciali ha portato a casa delle risorse che noi non siamo riusciti a portare a casa. Tutto qua. Ci vediamo fino a quanto Bottero, che ha una storia politica di sinistra, però comunque simpatizza con la causa, quella dell'indipendenza, o comunque dell'autonomia. Diciamo che non sono un indipendentista di pancia, io credo che... se c'è una soluzione si deve applicare. Io sono abituato a portare a casa i risultati alla fine del mese, perché uno che non è capace lo pagano meno di me, lo trovano subito. Il problema qual è? Io sentivo anche il discorso dei numeri, che è molto importante, no? Ma è importante anche l'equità. Cioè io un periodo ho fatto l'amministratore, quando ti bloccano i soldi che hai messo in cassa e praticamente li rubano, perché la parola italiana esatta è questa: quando tu hai dei soldi e te li tirano via si chiama rubare, e non si parla di renderli. Quando i nostri comuni devono fare i salti mortali, no, per stare in piedi, e sono l'ente con cui si confrontano le persone, e altri comuni che fanno il mezzo miliardo, il miliardo di deficit, zac te la legge e glieli dà, questo mi spiace tanto. Chi è il governo adesso, che ha tutta la mia simpatia, lo può risolvere in 5 minuti. In altri stati chi spende troppo fallisce, chiude tutti a casa e si riprende. Non è serio che gli amministratori che riescono a amministrare seriamente mettono via i soldi per fare le opere pubbliche, poi non le possono fare perché qualcuno si è inventato di usare quei soldi per coprire i buchi. L'amministrazione pubblica del Nord negli ultimi 5 anni ha diminuito dell'80% i lavori pubblici, che è una voce importante anche dell'economia. Io penso al mio comune, un piccolo comune, no? Se noi potessimo usare i soldi che abbiamo nella cassa depositi e prestiti, e se potessimo fare i mutui che ormai abbiamo pagati tutti, un paese di 10.000 abitanti metterebbe 10 milioni sul mercato. Mi viene in mente l'amico assessore Saran a Castelfranco, che vuole riparare le mura di Castelfranco, gli costa 7-8 milioni, ne ha 24 in banca, guai. Allora, l'economia è una cosa seria, non si fa con le chiacchiere, le tasse si pagano, è giusto pagarle e anche sostenere chi ha meno di noi. Però non può essere che la sanità qui costa 1.500 a cranio e in qualche altra regione con i nostri soldi ne costa 8.000. 1.500 per tutti. Cioè, i costi, i trasferimenti a cranio per gli enti pubblici dovrebbero essere uguali, e se devono avere delle differenze devono essere chiare e motivate seriamente. Non può essere che una regione montagnosa, no, come la provincia di Belluno, che ha più montagna di Trento, abbia lo stesso trattamento di Padova e di Treviso, mentre a Trento, io vi sfido ad andare a vedere dove finisce la strada di montagna, io lavoro col Trentino e anche col Friuli, ragazzi, d'inverno, quando c'è la neve, vanno a prendere i bambini con l'unimog a casa, a Belluno se li portano loro all'asilo, no? Cioè, questo, scusatemi, non è lo stesso Stato. Mi sta bene se in Germania stanno meglio, ma se all'interno dello stesso paese chi produce ha meno, è chiaro che poi il popolo veneto diventa centrifugo, lo capisco, e onestamente, siccome non credo che a Roma siano scemi, cioè non credo che i 1.000 deputati che abbiamo li abbiano reclutati per essere scarsi di comprendonio, evidentemente sanno quello che fanno e stanno, lo dico, e stanno finanziando ufficialmente la mafia, perché tutti quei soldi che vanno per comprare le punture a 10 volte di più di quello che costano qua, va mica in mano alla gente. Non è che i nostri amici della Calabria hanno una sanità che costa di più di quella svizzera, stiano bene, scappano qua se hanno dei problemi.
e sono benvenuti. Non è vero che costi di più, poi che li spendano male sì, ma non è vero che costi di più. Allora ci fermiamo un istante perché appunto stiamo parlando della scorsa. Allora sentiamo, noi abbiamo raggiunto il presidente della regione Luca Zaia proprio su questo argomento, sentiamo che cosa ci ha detto. Direi un risultato strepitoso, si è scritta una delle pagine più importanti della democrazia e diciamo che questo risultato ci fa comunque ben sperare. È vero che in Scozia non è passato il sì, però è altrettanto vero che nonostante la poderosa macchina dei no, il 45% dei scozzesi ha detto sì. È questo il dato su cui riflettere, secondo il governatore del Veneto, regione che con la Lombardia da tempo chiede l'indipendenza dall'Italia. Un percorso lungo che, e lo dimostrano le ampie concessioni inglesi, comunque porta a risultati concreti. Il percorso dell'indipendenza è un percorso tortuoso che prevede provare tutte le vie possibili comunque per portare a casa autonomia e tutto quello che è il federalismo fiscale, per poi arrivare alla fine al concetto dell'indipendenza. Diciamo che noi fino ad oggi non è che siamo stati lì a guardare, abbiamo chiesto, ma Roma continua a rispondere di no. Un po' come la Spagna con la Catalogna, un altro esempio di mancata indipendenza, anche se con ampia autonomia, che per il Veneto sarebbe già un risultato da conquistare. Noi rispetto alla Catalogna abbiamo già una legge referendaria, che ci è stata impugnata dal governo, ma esiste già una legge per fare il referendum. La Catalogna la deve ancora approvare. Ma le sorti catalane sono esattamente sovrapponibili alle sorti del Veneto. Da qui l'impegno del Presidente che continua nonostante il risultato scozzese. Opporci al ricorso del Governo avanti alla Corte Costituzionale e quindi difendere la nostra legge referendaria. Continuiamo a difendere la nostra legge confrontandoci in maniera civile, legale e democratica con lo Stato. Sandro Venzo è presidente della Confartigianato di Bassano. Questa vicenda vista dalla parte degli imprenditori porterebbe effettivamente un beneficio? Come la vede lei? Un'indipendenza o addirittura semplicemente, come si diceva, più autonomia? Ma diciamo che innanzitutto si dovrebbe arrivare, se appunto questo è il desiderio di un popolo, almeno a fare il referendum, quindi dare la possibilità a un popolo di esprimersi e poi vedere dalle urne cosa esce. Il problema secondo me è un altro, perché sentendo appunto parti politiche di destra e di sinistra che dicono che la Lombardia paga più tasse di noi, però sinceramente ha molti più servizi di noi, lasciatevelo dire, io vedo il problema proprio nel Veneto. Nel senso che ci battono i lombardi? Ma secondo me ci battono in tutto, nel senso che ci battono nel fatto che hanno infrastrutture, riescono a portare a casa risultati, vediamo l'Expo che bene o male è un risultato per una regione, ci battono per il fatto che quando un lombardo di qualsiasi parte politica esso possa essere dentro una stanza decide per il bene della propria regione, questi quando escono hanno deciso per il bene della propria regione. Ecco, il Veneto secondo me no, nel senso che dovrebbero i nostri senatori, onorevoli del Veneto, almeno cominciare a fare squadra per il Veneto, quindi cominciare a dire noi a Roma prendiamo una posizione per il Veneto. Perché secondo me non succede questo, soprattutto in Veneto? Per un discorso di cultura, un discorso di individualismo spinto che ha sempre portato a credere che una persona possa ritenersi migliore dell'altra, e questo è una cosa che stiamo nettamente pagando. Quindi io più che dire indipendenza sì o no, dico iniziate a fare squadra quando siete giù a Roma, perché visto che è lì che si decide, non possiamo sempre trovarci dopo a scaricare la responsabilità da un partito all'altro, perché alla fine è il popolo Veneto che non porta a casa i risultati. Credo che possa essere anche dovuto a un fattore di legge elettorale, perché diciamocela bene, nel momento in cui un qualsiasi parlamentare è preso per i capelli, mettiamola così, dal proprio segretario di partito, questo sicuramente non può decidere per un territorio, ma decide in base a delle determinate leggi. Ecco, questo secondo me è un problema che fa sì che in Veneto, appunto, con questo problema di individualismo personale, non si riesca a portare a casa, non dico nulla, ma quasi. Quindi effettivamente è un dibattito che è sostenuto da parecchi, vale a dire con la legge elettorale che prevede delle liste bloccate, il politico è portato più a rispondere alla segreteria del proprio partito che al territorio nel quale è stato eletto, visto che non ci sono le preferenze. Io chiedo anche a lei, Sindaco, come la vede. Anche se volevo ricordarle, penso che in effetti in Lombardia il Consiglio regionale è stato sciolto per dei fatti poco edificanti che da noi non ci sono stati per ora. Diciamo che sì, c'è chi è peggio di noi e va bene, però
Non ricordiamo che siamo appena usciti e chissà come ne usciremo dal discorso del Mose, quindi non è che noi qui siamo lì, insomma, i nostri problemi ce li abbiamo anche noi. Va bene, sindaca. Ma i temi sono veramente molti e ne stiamo toccando i nervi scoperti del Veneto, perché si parla in fondo di democrazia. La possibilità di esprimersi dei cittadini e delle cittadine è fondamentale. Un partito che si chiama democratico non può non credere che sia un diritto da garantire quello ai cittadini, di dire come la pensano sui temi fondamentali per loro. Poi è anche vero che secondo me Zaia non è credibile nelle sue dichiarazioni, perché e do un numero, 2,45, sapete che cos'è? È il record del mondo di salto in alto. Perché lo cito? E questa è un'immagine che mi ha passato la mia amica Simonetta Rubinato, perché non possiamo pensare che il Veneto pretenda di fare il salto in alto e superare il record mondiale del salto in alto, che è 2,45, quando non ha neanche provato a saltare un metro, che è l'autonomia. L'autonomia differenziata che la Costituzione già prevede come possibilità per le regioni a statuto ordinario, l'articolo 116. E leggevo tra i commenti qualcuno che ci sta seguendo che scriveva: prima di cambiare la Costituzione applicatela. Ed è vero, la Costituzione... Cioè lei dice noi avremo già la possibilità già di avere più autonomia. Zaia dal 2001 e chi prima di lui era vicepresidente, Galan, avrebbe potuto avviare quel negoziato che diceva anche Stradiotto prima, cioè... Qui non dobbiamo pensare di rovesciare il tavolo, se c'è la possibilità di incidere concretamente nell'autonomia, portarla a casa, si vada a trattare nei luoghi e negli ambiti che esistono. Proprio a gennaio 2014, sempre grazie a un esponente del Partito Democratico, che è Simonetta Rubinato, è stata inserita in legge finanziaria l'obbligo per il governo centrale di aprire la trattativa con la regione a statuto ordinario che ponga sulla sua scrivania una proposta concreta e seria di autonomia differenziata. Siamo a settembre 2014 e chiedo al presidente Zaia perché questa cosa non l'ha fatta. Inseguiamo questo tema dell'indipendenza. Lo sfruttiamo anche nel disagio che effettivamente vivono cittadini, cittadine, imprenditori, perché costretti nel confronto anche di concorrenza sleale, secondo me, e penso che in questo anche i rappresentanti di categoria concordino, con i colleghi delle regioni vicine, e la regione di concreto in questo non ha fatto nulla. Allora, sentiamo anche Forza Italia, Alessio Savona, su questo punto, vale a dire sull'indipendenza o sulla una forte autonomia per quello che riguarda la nostra regione. Io sinceramente sono felice per il risultato che si è conseguito in Scozia con la vittoria dei no per l'indipendenza, però non per questo non darei la possibilità appunto ai cittadini veneti di esprimersi liberamente e democraticamente per le sorti appunto dell'indipendenza e autonomia che dir si voglia. Il problema vero secondo me non è quello dell'indipendenza, ma è quello di trovare una coesione tra le forze politiche che esercitano il loro potere sia regionale che nazionale sul territorio. Diceva bene il Presidente Venzo prima, il problema della legge elettorale è un grosso problema, perché il politico è schiavo delle segreterie e non risponde alla gente, quindi quando tu hai il distacco col cittadino e non segui i problemi del cittadino e del territorio, vedi un esempio eclatante a Bassano, la chiusura del tribunale, si ottengono quei risultati che portano alla lontananza della gente dalla politica e tante volte si porta anche ad avere azioni che portano un po' di malaffare, perché quando il politico non deve rispondere del proprio operato al cittadino ed è chiuso nelle stanze a giocare con il partito su alcune posizioni, tante volte fa degli errori che sono madornali. Allora, prima parlavamo di numeri, aveva cominciato Stradiotto con l'apprezzamento tra l'altro di Leopoldo Bottero. Allora ascoltiamo una persona che con i numeri è abituata a lavorarci, Giuseppe Bortolussi, il direttore della CGA, che proprio sul referendum e sulla indipendenza della Scozia ha qualcosa da dirci. Sentiamo. Forse non occorre né la secessione né andarsene da questo paese, occorre più autonomia, forse la battaglia diciamo più spendibile, forse la battaglia che ci permetterebbe di ottenere in breve qualcosa di più. Abbiamo un residuo fiscale di 3.700 euro pro capite, vecchi e bambini. Cosa vuol dire? La differenza tra quanto
lo Stato ci dà e quanto paghiamo noi. E questa, secondo il segretario della CGI, consigliere regionale Giuseppe Bortolussi, la lezione che il Veneto dovrebbe apprendere dall'esito del referendum scozzese: abbandonare il sogno indipendentista e concentrare le proprie forze sull'ottenimento di maggiori autonomie. Il semplice dimezzamento del residuo fiscale nel Veneto, argomenta numeri alla mano, aprirebbe per la nostra regione scenari di sviluppo da capogiro. Basterebbe forse darne metà alla solidarietà e fare anche l'interesse nostro, cioè quello di far aumentare le infrastrutture, ma soprattutto di creare non solo le strade, ma anche il Politecnico, per esempio, del Veneto, ma anche dare più laboratori, più possibilità ai nostri giovani che sono bravissimi. Nella graduatoria internazionale sono tra i più bravi, i nostri, i friulani e anche quelli del Trentino Alto Adige. Non è una rivendicazione campanilistica, è un dato di fatto. Sono bravi, bisogna dargli le risorse e le possibilità di crescere, perché questo farà bene al Veneto e a tutto il Nord-Est. Dunque, poi alla fin fine, dopo tanti discorsi, si torna sempre lì: le tasse, dove vanno a finire poi le tasse che paga un territorio? E in effetti adesso si è aperta una nuova contrattazione proprio tra l'Inghilterra e la Scozia, in cui si parlerà proprio di tasse e di dove vanno a finire. Lei è d'accordo con quello che ha detto Bortolussi? Ma in parte sì, cioè il problema è quello: meno tasse, meno burocrazia e più occupazione, tutto gira attorno là, perché se la gente sta bene, lavora, non ha questi problemi, non avrebbe nessun problema di indipendenza, di autonomia. Questa è la realtà. Purtroppo si cerca l'autonomia, si cerca l'indipendenza perché si pagano troppe tasse, cioè non c'è l'equità, come diceva, ecco. E quindi la gente, non vedendo equità, vedendo che in altre parti d'Italia fanno di tutto di più e quello che vogliono e hanno di tutto di più, ci troviamo su un Veneto praticamente che è bastonato e massacrato. Allora, cominciamo già ad operare, ma sono le trasmissioni che veniamo qua, parliamo sempre delle stesse cose, insomma, abbiamo una tassazione fuori per fuori. Abbiamo una burocrazia che è colpa di tutti, cominciando anche dai comuni, perché tanta burocrazia l'abbiamo voluta noi, regolamenti, contro regolamenti. Faccio per dire, per fare in tanti comuni, per fare una semplice pompeiana, che fosse il Cavalturk, una semplice pompeiana magari che costa 1500 euro, ci vuole il progettino del geometra che ti costa 2000 euro. È vero, chiediamolo alla sindaca, visto sono cose assurde. Regolamenti poi provinciali, regolamenti regionali, leggi statali, cominciamo a tagliare perché la gente non ne può più di questa burocrazia. In contraddizione tra di loro, no? E allora la gente vuole un po' più, adesso siccome i soldi non ce ne sono più, e se mettiamo questa, la burocrazia andava bene quando tutti stavano bene, erano piani di soldi, allora non guardavano, se andiamo a vedere poi ad esempio i vecchi piani regolatori, no? Quando si mandava una variante in regione 15-20 anni fa, ci impiegava 5-6 anni per tornare indietro. Se queste cose succedessero adesso, e che possono succedere in qualche caso dove c'è la burocrazia, l'azienda può, l'economia è veloce, l'azienda dopo un anno può fallire, va via all'estero. Cioè, il cambiamento dell'economia è molto più veloce rispetto a quello che va avanti come la velocità della politica. Tanto per dire, l'autonomia la dovevano fare ad evento nel 1950, dopo il 48, subito, dovevano richiedere, puntare i piedi. Era l'epoca giusta, forse siamo arrivati troppo tardi. È come parlare la famosa detassazione degli straordinari fatta dal governo Tremonti. L'ha fatta quando ormai non c'era più lavoro, è inutile. La doveva fare 20 anni fa, 30 anni fa. Questa è la realtà. È inutile fare le cose quando ormai le mucche sono scappate dalla stalla. Cioè, questa è la realtà, ormai è troppo tardi. Adesso che anche a Quattro D'Antino c'è troppa burocrazia comunale, glielo chiedo, visto che siamo stati chiamati in causa ai comuni, sentiamo proprio a Quattro D'Antino, anche voi alimentate la macchina della burocrazia. Allora, su questo, penso che sia molto collegato il tema della burocrazia a quello dell'autonomia, anche perché autonomia è fattore di competitività e lo vediamo, non è condizione sufficiente perché un territorio diventi competitivo, però è sicuramente necessaria, lo vediamo nel Trentino, lo vediamo nell'Alto Adige. Quindi, come fattore di competitività, anche la burocrazia snella deve essere considerata, come anche la corruzione zero. Cos'è che tiene lontano le imprese oggi dall'Italia? Sono proprio questi fattori. Una burocrazia asfissiante, l'incertezza anche sulla tassazione, non in sé una tassazione alta. Ci sono dei paesi che hanno tasse più alte, però sono certe. Quindi quello che tiene lontano è l'incertezza e l'altro aspetto è quello della corruzione. Quindi lavorare su queste cose significa dare una condizione di maggior attrattività ai nostri territori, alle nostre comunità,
e quindi attraendo investimenti generare lavoro, benessere e sviluppo in una logica di sostenibilità. Quarto d'Altino mi è stato chiesto, è un comune a burocrazia snella? Non è che siamo proprio snelli in tutto, però ci stiamo lavorando, anche perché questo appunto è oggetto di un accordo che abbiamo stretto, un accordo innovativo comune di Quarto d'Altino, Roncade, Confindustria Venezia e Università, proprio per cercare di individuare quali sono i nodi che ostacolano maggiormente le imprese e rendere e risolverli per quanto possibile rendere più snella. E ci stiamo lavorando proprio sul permesso a costruire, e posso dire che un'azienda di cui posso fare il nome, la Pixart Printing, che è uno dei tanti gioielli di imprese del nostro Veneto, ha avuto in 21 giorni l'esito della conferenza dei servizi per l'ampliamento. È un'azienda che sta assumendo e ha superato i 300 dipendenti nel giro di qualche anno. Volevo dire una cosa. Prima qualcuno diceva gli scandali, se avessimo l'autonomia non avremmo la corruzione. Io penso che sia una questione di controllo democratico dei cittadini. Abbiamo bisogno di... Sindaca, io posso... lei mi deve scusare, non è per maleducazione, ma siamo in collegamento telefonico in diretta con il nostro direttore Luigi Bacialli, che si trova a Londra, dove ha seguito proprio da vicino le vicende di cui ci stiamo occupando. Buonasera, direttore. Buonasera, ciao Filippo. Sì, ieri ero a Edimburgo, stamattina ho visto la disperazione degli indipendentisti nella sede del National Scottish Party, e il primo effetto di questa sconfitta durissima per i fautori del sì sono state le dimissioni del primo ministro Alex Salmond. Alex Salmond si è dimesso da primo ministro e anche da segretario del PNS, e quindi questo è stato il primo contraccolpo di una sconfitta cocente, perché come dicevamo ieri 55% a 45%, così è finito il referendum. A Londra non si vedono grandi manifestazioni di gioia, non ci sono state, tutto all'insegna del massimo fair play, delle opinioni altrui, delle posizioni altrui. Il primo ministro David Cameron ha detto che rispetterà la volontà degli scozzesi, nel senso che cercherà di dare a quelli appunto che vogliono l'indipendenza, e una grande parte degli scozzesi in ogni caso, gli strumenti per avere più autonomia. Quindi vedremo se gli altri partiti lo consentiranno, perché molti invece sostengono che a questo punto gli indipendentisti vanno puniti e non vanno sostenuti né aiutati. Resta un fatto molto chiaro, che è stato uno scontro democratico di altissimo livello, una pagina di alta democrazia, un confronto diretto, un intero popolo che è andato a votare, e devo dire che rattrista vedere il contrasto stridente tra un'intera popolazione che vota per l'indipendenza o per non avere l'indipendenza, cosa che è avvenuta in questa data storica 18 settembre, il contrasto stridente con un governo autoritario che invece nega a un popolo, quello del Veneto, soltanto un referendum consultivo. Stiamo parlando di un referendum per esprimere la propria opinione, anzi due referendum che sono stati impugnati, quello per l'autonomia e quello per l'indipendenza. Questo in terra non è accettabile. Io ho visto le immagini della firma dell'accordo che ci fu un paio d'anni fa tra lo stesso primo ministro Salmond e Cameron. L'Inghilterra, paese civile, paese rispettoso delle posizioni di tutti, aveva consentito agli scozzesi di andare a referendum. È triste, in questa giornata bellissima anche qui a Londra, storica, in cui c'è stato un referendum che ha coinvolto milioni di persone e che ha colpito l'attenzione anche all'estero, è triste davvero vedere che noi siamo ancora avvitati nel cercare i giudici della consulta. Ecco, questo è l'impegno della politica italiana, e tralascio tutto il resto.
Benissimo, grazie direttore, grazie ancora del collegamento e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi. Dunque, su questo credo che saremo tutti d'accordo. In effetti in Inghilterra c'è un livello di democrazia, d'altro canto, molto alto, cosa che per esempio non è avvenuta e non, probabilmente non avverrà più che per quello che riguarda noi, basterebbe pensare a quello che sta avvenendo in Spagna, dove in effetti c'è una resistenza molto forte per il referendum. La storia è ancora diversa, però. Cioè la Spagna, io stamattina ho sentito una trasmissione in radio che non mi è piaciuta neanche un po', quando un sindaco veneto ha detto che il Veneto non aveva storia di Stato mentre ce l'aveva la Catalogna, no? Beh, caspita. E la Catalogna, conosco bene la situazione. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di lavorare all'estero parecchio tempo, no? Allora, la Catalogna era una contea del Regno d'Aragona. Nel Settecento ha fatto la guerra di indipendenza, la guerra carlista, ma non ha una grandissima storia, diciamo, di Stato. La Scozia un po' di più, insomma, no? Fino a Maria Stuarda è stato uno Stato. Il Veneto fino a Napoleone è stato, esatto, uno Stato per 1100 anni, cioè, se andiamo a vedere queste cose qua, però sono storie. Allora, a me è piaciuto quando la sindaca ha detto 21 giorni abbiamo dato un permesso a... Io mi ricordo quando è stato punito il direttore della Mairide, come si chiama, di un paese della Normandia, è stato punito perché ci ha messo 15 giorni. Cioè, non esiste. Se una zona è una zona da costruzioni e uno fa un disegno esterno che sta nel regolamento, non esiste in Europa nessun minuto da perdere. Non esiste. La responsabilità del progetto è del progettista, punto. Noi abbiamo tante di quelle problematiche, no? Io lavoro su un settore diverso, ma ogni tanto non ci molte capiscono. Volte il progettista non si prende la responsabilità, pur essendoci la possibilità. Allora, purtroppo si obbliga, sa, lì non è mica no, che se la prende o se la prende. Diciamoci la verità come sta. Poi... Sì, ma il presidente in comune, ma guarda, no, è colpa dei progettisti, sono d'accordo. No, andiamo, no, ho detto questo. Ho detto che ci sono delle norme che permettevano, però spesso. Allora, guardi, io faccio progetti, no, non è permesso niente, perché si fanno 7 controlli prima e anche dopo. Allora, se un'azienda italiana può lavorare per un comune, deve fare il certificato antimafia. Uno che non ha il certificato antimafia deve stare in prigione, deve perdere tempo. Il DURC, io non posso pagare i miei fornitori perché se si dimentica di avere il DURC, il casellario giudiziario. Se uno deve andare in prigione, mettetelo in prigione. Se uno non ha pagato le tasse, tirei, okay? Ma non fermate l'economia. E che gli enti pubblici, sembra che sia una grande concessione, pagano i fornitori. Cioè, negli altri stati gli fanno causa, gli pignorano il municipio. Cioè, il pagamento a 60 giorni... Siamo d'accordo giorni su tutto, lo ma non sono cose che non sono vere. Nel senso che hai detto tutte cose giuste. Io so che per certo sarà per il sistema italiano perverso, però anche quando c'è l'opportunità c'è qualcuno che dice, allora, se preferiscono prendere la responsabilità. C'è qualcuno che supera i 50 tema, all'ora in centro abitato, ecco, ciò non lo fa diventare una legge, si mette dentro, si dà la multa. Ma era perché se vogliamo capirci, perché se no, se continuiamo a raccontarci la storia, sì, e non affrontiamo il tema, non lo risolviamo. Sì, però allora, la storia degli imprenditori è proprio quella che... Allora, io ho un problema, capito, tutte le mani... Vogliamo risolverlo, continuare a ragionare... Sì, ok, io segretario, mi faccio... Dire, a me piacerebbe che io lavorassimo perché se continuiamo a raccontarci che non funziona niente e poi quando serve scusi, non correggiamo, io non l'ho interrotta, sto dicendo una cosa molto semplice. Basta che le aziende per funzionare normalmente in Italia fanno un percorso a ostacoli. Giustamente la sindaca è orgogliosa del risultato che ha ottenuto, sarà un Kaizen, la prossima volta ci metteranno ci metteranno meno, lavora. Però per esempio io mi ricordo quando facevo l'assessore uscì una regola dal governo che proibiva di spendere soldi per far corsi ai dipendenti pubblici, cioè roba che nella mia azienda ti licenziano in 5 minuti uno che ha un'idea del genere, perché se non si investe nei dipendenti dove investiamo? Perché guardi che il problema della burocrazia, io lo conto tutti i giorni, potrei fare i nomi e i cognomi, non è il caso di farlo in televisione, non è a volte tanto la legge, è il sistema della burocrazia pubblica che abbiamo, che fa sì che il dipendente pubblico, culturale, anche bravo, ha una cultura di pararsi, sì, il culo, scusate, sì, il termine, e lavora per quello. Io ho ordine della mia azienda, quando mi presento da un assessore, di andare in due, legge 231, se io vado dalla sindaca e gli pago il caffè,
perché stiamo discutendo di un permesso, non devi accettarlo. No, no, non li accetto, ma capito? Di regola. Cioè, ma siamo messi così. Se lei dice, ma guarda che simpatico quel signore con la barba, gli pago io il caffè, ce li hai i fondi per la rappresentanza pubblica? No, allora, di siamo mia. Chiusi nelle regolette del cucù e poi rubiamo i 1500 miliardi, no? Quando si dice degli altri stati del mondo, guarda che sono uguali, sa, la Germania, Kohl, ha finito la sua carriera da politico e ha fatto il consulente per la Gazprom, bella cosa, no? Cioè, e così via. Io mi ricordo quando hanno fatto, e sono in televisione, la... Non Kohl. Quando hanno fatto la... Non la, Kohl. La Kohl era. No. Schröder. Schröder. Quell'altro. Un'altra cosa. Sì, ma no, quando hanno fatto... Quando hanno fatto il cavo in Germania, vi ricordate che tutti dicevano la Germania, ha cablato la Germania? Sì, sì, sì. Io lavoro nel settore, ci faceva schifo perché si parlava di fibra da molti anni, no? Ma ha messo il cavo per un motivo molto semplice, la moglie del ministro Schwarzschilling, che si chiama Cable Metal, tanto per tradurlo, no? E allora fanno le cose anche lì, non è quello il problema. Allora, non sono le paghe dei politici, cosa vuole che contino? Casomai sono un Quirinale che costa 8 volte più della, di Buckingham Palace, sono o di Obama, una, Obama che prende meno del presidente della provincia di Bolzano. Il problema è la improduttività, perché se uno è bravo è giusto pagarlo. Il problema è che stanno parlando di riforma del Senato, l'unica cosa che si è capito è che vogliono accentrare, che vogliono mandare avanti gli stessi, i listini chiusi, sono i listini chiusi, questo qua è chiaro che allontana la gente da questo tipo di politica, uno non si fida più, cioè non è più il suo rappresentante, io leggevo il deputato e mettevo la crocetta, no, magari sbagliavo tutto ma ero convinto di aver contribuito a spostare l'asse, no, perché de te me fido, de quell'altro no. Questo qua bisogna capire che la gente, no, non riesce a capire perché paga di più e ha di meno, non riesce a capire perché quando Roma è in sbilancio chiede i soldi, perché Catania li prende, perché quando uno fa il usciere in Sicilia prende 5.000 euro, no? Scusatemi, io discutiamo pure del politico, ma se un assessore regionale è bravo, 5.000 euro glieli do volentieri. Sì, sono ben guadagnati. Cioè, ma... stiamo aprendo un sacco di fronti, no, ma cioè, la fermo un istante perché voglio chiedere. Viene allora, fuori la forza centrifuga, visto no? Che lei ha detto che tutto il mondo alla fin fine è paese, sì. E fino a qualche tempo fa, non so se ci siano ancora, venivano organizzate le corriere di imprenditori che andavano in Carinzia per vedere se poter spostare la propria attività in Austria, Renzo. Ma diciamo che un imprenditore in questo momento ha il dovere di mantenere la propria azienda in piedi. E lo deve fare con sacrificio perché ha una responsabilità sociale non da poco. Chi ha dei dipendenti sa benissimo che ha delle famiglie, ok, non ha dei numeri, ha delle famiglie. Però questo Stato, come state dicendo voi e come salta fuori stasera, è uno Stato che è inefficiente, quindi uno Stato che non ti permette di fare impresa in maniera agevole, uno Stato che forse se non ci fosse in questo momento un governo, io ogni tanto guardo il Belgio che non ha un governo da non so quanti anni e sta facendo più 4 o 5 di PIL, quindi... ma è un piccolo paese vogliono, però, Sì, cioè, ho capito, però quello che vogliono le imprese e gli imprenditori è avere... la possibilità di fare il proprio, quindi quello che sanno fare, cioè è creare lavoro, sviluppo, smetterla di sentire discorsi, vedevo prima il discorso dell'articolo 18 che hanno veramente stancato, perché il nostro problema è il costo del lavoro. Io ripeto sempre che una busta paga di dipendente di 1.500 euro alla mia azienda ne costa 3.741, quindi se cominciamo a paragonare e a ragionare con questi conti, quando uno chiede un ampliamento al comune, lo vuole, come diceva lei prima, lo vuole dopo domani. Qui invece andiamo avanti, 21 giorni a inizio pratica, poi vediamo quando... No, conclusa. Ah, conclusa, ok. E allora, conclusa, già partita. E allora, già assunti le nuove lavoratori. Purtroppo Mosca Bianca. Tornando al discorso dell'estero, noi siamo in una Europa libera, qualsiasi persona dovrebbe decidere il proprio fornitore, ok? Quindi se un fornitore è troppo caro, uno bene o male va da un altro fornitore. Ma si sta meglio in Austria? Questa è la domanda proprio molto diretta. Allora, io non glielo so dire perché in questo momento devo ancora aprire un'azienda in Austria, quindi non glielo so dire. Però l'impressione confermata da chi, e possiamo citare molti esempi, ha già fatto questo, l'impressione è quello di avere un paese che
quando gli porti un'impresa, gli porti ricchezza, cioè hanno capito quello che in Italia invece non si percepisce, cioè in Italia un'impresa dà fastidio. Allora, nel momento in cui in un paese la tua impresa è vista male, è vista in maniera proprio becera, perché ripeto, ormai ci stanno veramente massacrando, perché la tassazione ormai ha superato il 70%, sappiamo che la burocrazia costa alle imprese 33 miliardi all'anno, nessuno capisce quanti sono 33 miliardi all'anno. Sappiamo che quando assumiamo un dipendente sappiamo cosa succede in questo paese, cosa invece succede invece o negli Stati Uniti o in Germania, in qualsiasi altro paese le regole sono diverse. Quindi a un certo punto non dico che uno si debba guardare intorno, però è giusto guardarsi intorno per dire ai nostri politici: guardate che in questo paese le regole non funzionano, c'è poco da fare, cioè noi dobbiamo creare impresa in questo paese qua, non possiamo spingere l'imprenditore a dire ora basta, chiudo, perché nel momento in cui hanno perso le imprese, intanto hanno perso il loro sostentamento, perché chi vive di politica vive di tutta una serie di conseguenze dovute a sti imprenditori che la mattina alle 6 si alzano, aprono la bottega e arrivano a casa alle 8 di sera, non se ne è ancora capito. Quindi sarebbe giusto dal mio punto di vista puntare un pochino più in piedi come imprese. Non credo che i signori della politica abbiano percepito la situazione, perché 100 imprese alla settimana in Veneto stanno chiudendo, quindi 100 imprese alla settimana, stiamo finendo i soldi per la cassa integrazione e forse è il caso di rivedere anche il modello della cassa integrazione, perché così non sta in piedi. Ci sono delle caste anche quelle. E tutto quello che viene deciso viene sempre deciso senza la parte dell'imprenditore. Allora è come praticamente decidere della vita di una persona senza almeno domandargli: ma tu scusa cosa vuoi? Quindi, ritornando al discorso di chi va all'estero, sbagliato gettare la spugna, perché è sbagliato gettare la spugna, però è sbagliato vedere imprese e imprenditori morire perché rimangono in un paese che sta facendo di tutto per annientarci. Quindi a un certo punto diventa una lotta di sopravvivenza. Allora, o i signori capiscono che è finita, nel senso che i 1000 giorni di Renzi, un asilo al giorno, cioè io credo che sinceramente quando uno ti dice che farà 1000 asili, 1000 giorni, qualsiasi parte politica, il PD, non il PD, cioè dovrebbe chiedersi: ma scusa, cioè, come li fai? Già il sindaco stava, io volevo anche sentire se vuole su questo. Okay. Quindi ripeto, o cambia qualcosa oppure sinceramente vedo un paese che la soluzione potrebbe essere portare i libri contabili in tribunale, quindi dire all'Europa abbiamo fallito, ripartire da zero. Portiamo i libri in tribunale. Assolutamente sì, se si salva un tribunale, se ce n'è qualcuno. Se ce n'è ancora qualcuno da passare. Cosa importante, voglio solo citare che ci sono multinazionali che vengono in Italia, vengono nel Veneto, vengono magari nella zona a Bassano del Grappa perché c'è la potenzialità per fare impresa, perché siamo un popolo di lavoratori, e poi ti dicono: io non apro qui perché non avete la certezza delle regole. Sapete cosa significa? Significa che è stata fatta una legge in Parlamento per il pagamento a 60 giorni, un iter di 10 anni per arrivare a conclusione. Alla fine qualcuno, qualche burocrate, perché qualche burocrate, non sicuro chi ha scritto la legge, nel senso chi ha proposto la legge, qualche burocrate ha scritto in fondo: salvo accordo tra le parti. Cosa significa? Che qualsiasi azienda chiede ai propri fornitori di mantenere gli accordi precedenti, altrimenti cambia fornitore. Questo è il paese Italia, 20 anni per una legge sui pagamenti, uscita peggio di quella precedente. Allora, quello, il caso che stava citando Venzo è quello anche di una multinazionale, mi sembra fosse americana, che voleva trasferirsi nella zona di Bassano del Grappa, e da quando è stato chiuso il tribunale ha deciso, Savona, lo chiedo anche a lei, di ritirarsi, di andare da un'altra parte. Eh sì, abbiamo perso anche 400 posti di lavoro, se non sbaglio, vero Presidente Venzo? Il problema è sempre là, cioè quando un paese, uno Stato non riesce a dare certezza del diritto, non riesce a dare delle risposte sicure sulla tassazione, su quello che sono le tematiche che deve affrontare appunto l'imprenditore quando viene ad aprire, l'impresa scappa perché ha paura, l'incertezza fa paura a tutti, quindi non investe più nel nostro territorio, va via e si sposta in paesi dove c'è più libertà, come esempio la Carinzia o la Slovenia, che
sta aprendo tante aziende italiane. Allora, abbiamo parlato di referendum, in effetti se quello del Veneto è difficile da portare a casa, ci sono molti referendum però in giro per il Veneto, basterebbe citare quelli dei paesi, dei comuni di confine che vogliono passare magari con le regioni a statuto speciale, oppure, qua lo chiedo anche a Stradiotto che gioca in casa, un referendum che oramai credo dal 1976 si ripete con cadenza quasi quinquennale a Venezia, che è quello per la separazione tra Venezia e Mestre. Allora vediamo le ultime novità. La nostra non è una battaglia ideologica, ma la divisione è sicuramente uno strumento per migliorare la qualità della vita e sicuramente per abbattere drasticamente i costi della politica. È stato stimato un risparmio in termini di costi per la politica di 120 milioni di euro all'anno. Dica lei se questo è poco. Lo studio scientifico presentato dall'associazione Invest Club Venezia va a sfatare il luogo comune che vorrebbe i costi della politica raddoppiati in caso di separazione amministrativa tra le due città. Per legge innanzitutto il costo dei consiglieri comunali, diminuendo, creando due comuni, diminuendo quindi la popolazione per ciascuno dei comuni, costerebbero di meno, costerebbe un po' di più i sindaci, perché sommati, voglio dire, darebbero numeri un po' più grandi di quelli attuali, ma sicuramente nel calcolo vengono anche ricomprese le municipalità che verrebbero cancellate, ovviamente. All'iter burocratico del referendum manca il parere obbligatorio e non vincolante del commissario Vittorio Zappalorto, che dovrebbe arrivare in queste ore. Le sue dichiarazioni della vigilia non sono piaciute ai comitati per il referendum. Dà dei giudizi che non gli competono perché ritiene di riservarsi il potere di dare un giudizio di ammissibilità giuridica, cosa che non gli è permesso dalla legge, e di calendarizzare anche il referendum, da quello che ho sentito, a dopo le elezioni amministrative. Ecco, voglio dire, sicuramente il commissario non detta le tappe della democrazia. Allora, Stradiotto, lei questa tematica la conosce bene, segretario provinciale del Partito Democratico per la provincia di Venezia. Adesso ci stavamo domandando perché poi forse il contrario metropolitano. Metropolitano. Siamo adesso non ci sono metropolitano. Più. No, non è un dettaglio, certo, da poco. Le chiedo. Nel senso questo che referendum, il passaggio a città metropolitana, se chiedo ai referendari di leggersi bene la 56, prevede che l'interlocutore per il referendum è già previsto nella norma, perché le città metropolitane prevedono che il capoluogo possa dividersi in più municipalità e a quel punto il sindaco metropolitano è eletto direttamente. Quindi la norma già contiene la cosa. Se posso dire, io sono perché il sindaco sia eletto direttamente, quindi non c'è un pregiudizio sul fatto che Venezia possa essere organizzata in modo diverso nel momento in cui avremo il sindaco metropolitano. Tanto è vero che anche questo referendum, dico anche perché purtroppo anche prima, cioè dobbiamo cambiare la Costituzione, adesso stanno riformando la Costituzione, facciamo in modo che ci sia la possibilità, non è che possiamo fare le cose che sono anticostituzionali. Nel caso specifico il referendum cozza contro la legge 56, quindi anche questo poi alla fine verrà impugnato, poi ci faremo le trasmissioni sopra, ma è bene che ci diciamo prima le cose. Allora, per quanto ci riguarda, noi non abbiamo il pregiudizio sul fatto che in presenza della città metropolitana il sindaco metropolitano sia eletto direttamente e non sia il sindaco della città capoluogo automaticamente, e rispetto a questo l'idea che ci sia una differenziazione del comune in delle municipalità diverse non è un assoluto pregiudizio, anzi è un ragionamento che stiamo facendo all'interno del PD. Quindi ai referendari stiamo dicendo, beh, intanto la storia di 120 milioni, cioè il fatto che ci serve un meno tempo, i numeri sono una roba seria, i conti li sa fare con un bambino elementare, se facciamo le somme si spende di più, ma non è questo il problema, nel senso che se poi le cose funzionano non è questo il tema. Il tema è che prego, insomma, i referendari di capire che la nuova legge sulle città metropolitane, che ha abolito le province, che le ha trasformate in enti di secondo grado, di fatto prevede che per i territori interessati alle città metropolitane il referendum non lo autorizza la regione ma lo Stato eventualmente, e quindi rispetto a questo la legge, che in questo caso già dice che il comune capoluogo può dividersi. Lei personalmente, Mestre, Venezia le vede bene unite o separate? Bah, guardi, Venezia è il traino del Veneto e Venezia è più importante della regione. Lo abbiamo visto anche negli eventi tragici del 4 giugno, quando per assurdo quello che è successo al sindaco di Venezia, che rispetto a quello che è addebitato a Galan e C è poca cosa, è diventato l'evento globale.
Cosa vuol dire? Venezia è il traino e noi veneti dovremmo renderci conto di questo, ovviamente facendo in modo che con un'autonomia vera, con un ragionamento legato a quello che diceva prima Silvia, cioè Zaia, sto benedetto 116, vogliamo metterci mano? Vogliamo fare un ragionamento vero di autonomia e quindi diamo vera risposta, cioè non giochiamo col problema, ma diamo risposta ai veneti che giustamente chiedono una regione diversa. Quando parliamo di burocrazia, c'è la burocrazia comunale, c'è la burocrazia statale, c'è la burocrazia regionale. La nostra regione ha meno burocrazia di un'altra regione? Non lo so, lo chiedo indipendentemente. Io sono abituato su queste questioni di evitare di mettergli una maglietta di appartenenza, perché da sempre mi batto, poi ci riesce uno della Lega a cambiare sto paese, bravo quello della Lega, ma non giochiamo sulle cose, allora le questioni burocratiche, esempio, sto parlando agricoltura, tutti gli adempimenti in agricoltura non hanno niente a che fare con quello che è la legge nazionale, perché è di competenza regionale. Andiamo a vedere le aziende agricole del Veneto a quali burocrazie sono soggette, andiamo a darci un'occhiata, vediamo se è possibile fare qualcosa di diverso. Era perché vogliamo capirci. Quando io prima dico condivido in parte, allora in parte, mi piacerebbe, ma qua non è perché in questo caso io l'assessore ho un buon rapporto e della Lega non me ne frega, non è un attacco all'assessore, non sto facendo questo, sto dicendo riusciamo a capire che dobbiamo effettivamente cambiare completamente l'approccio, cioè la questione, quando abbiamo raccontato in giro che le cose vanno male per colpa dell'Europa, scusa, in Carinzia, in Austria, l'Europa c'è sì o no? E le direttive europee sono applicate sì o no? Allora se la aprono un'azienda una settimana in 15 giorni, sicuramente non è colpa dell'Europa, o sbaglio? Sull'Europa abbiamo fatto una campagna contro che sembrava il disastro del mondo. Difatti, allora il tema vero è che noi dobbiamo cambiare la nostra, prima quando io ho fatto il ragionamento che a volte anche quando c'è la possibilità non viene usata, ma perché c'è paura, cioè la storia del DURC che tu citi, per chi ha un'azienda è veramente, perché giustamente come, io devo dire che quindi siamo assolutamente d'accordo. Sì, ma non però solo. Il ragionamento vero è che però ognuno di noi nelle proprie competenze, quando Silvia fa il suo esempio, l'ha fatto in Italia, non l'ha mica fatto in Carinzia, ed è riuscita a farlo, vuol dire che si può, ma dobbiamo tutti ragionare così. Se invece quando c'è il problema, invece di affrontarlo, iniziamo a dire è colpa di Roma, è colpa di Bruxelles, è colpa della direttiva europea, addirittura il patto di stabilità famoso che abbiamo in Italia non c'entra mica col patto di stabilità europeo, è il patto di stabilità interna quello che abbiamo applicato in Italia ed è stato approvato a partire dal 2001, perché in effetti quei soldi non si è riusciti a farli tagliare allo Stato e si è chiesto ai comuni di usare quella liquidità. Oggi tu quella roba non hanno chiesto quella, sì, no, d'accordo, ma non è che Renzi non è che domani mattina può cambiare quella norma, perché quando cambia quella norma purtroppo la deve coprire. Allora sono d'accordo che quando uno in quinta in autostrada non mette la retromarcia, ecco, boh. Però la direzione e la volontà di andare in una certa direzione mi interessa, certo, mi interessa. Allora il DURC, se io fossi Renzi, dura 5 secondi, perché non serve a niente, crea solo problemi. Il certificato antimafia crea solo problemi. Perché non premiamo i funzionari che sono bravi e non quelli che si parano il culo? A tutti i livelli. Certo. Cioè meritocrazia nella meritocrazia. Meritocrazia. Contratti di lavoro uguali per tutti. Io vorrei, perché quando il signore che c'ha un'azienda la chiude, articolo 18 o 19, tutti a casa, quando il comune di Roma perde mezzo miliardo, tutti aumenti. Allora, io vorrei raccontarvi solo una cosa che mi è capitata. Questa e poi dobbiamo andare subito in pubblicità. Al tempo ero parlamentare, sono due anni fa. Mi viene a trovare un imprenditore, mi dice: Marco, ma secondo te quel questa pratica è da 6 mesi che l'ho portata e l'altra metà del capannone è fatto uguale, faccio più o meno lo stesso prodotto, non mi dice di sì, ma secondo te, mi dice, questo signore vuole soldi? Guaia. Io lo conosco, è una persona seria, non lo credo. Poi in modo o nell'altro abbiamo trovato, nel senso che poi il sindaco di quel paese, sono parlati con sto funzionario, non c'entrava il comune, e hanno visto che bastava cambiare una finestra, risolto il problema, che quella cosa poteva essere risolta in 3 giorni, perché il tema non è che il funzionario, se il funzionario quando vai a trovarlo ti dice no, devi fare colà, nel giro di 3 giorni la soluzione arriva. Se non risponde e quella pratica resta sopra il tavolo, quell'azienda nel frattempo fa tempo ad andare in Austria 3 volte. Sì. Ebbene, quell'azienda poi ha aperto e ha assunto 2 persone. Io sto chiedendo in questo senso, quello non c'entra la norma, non c'è. Il tema, quante pratiche ci sono sopra i nostri
i tavoli dei dirigenti, dei funzionari pubblici che sono in attesa e potenzialmente e in vengono misurati. Sono due posti di lavoro in più, per non dire vengono. Scusa, no, ma vengono. E magari quello stesso funzionario ha il problema che non sa dove far andare, che dove suo figlio possa andare a lavorare. Ma non vengono misurati sulla loro efficienza. Scusate, su questa domanda, quante sono le pratiche sopra i tavoli? Sicuramente potremmo dire che sono troppe, il numero non lo possiamo ancora dire, però ora ci dobbiamo fermare per un istante, andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra due minuti.